Vialli era molto amato ovviamente per le sue doti in ambito sportivo e calcistico, ma ha saputo restituire questo amore alla sua comunità con il grande gesto che è quello di riportare poi un'eccellenza come lo Stradivari nella sua città natale, quindi a Cremona, e quindi è giusto, come Regione Lombardia l'avevamo anche riconosciuto con il più grande conferimento che è la Rosa Comuna, è giusto continuare a ricordarlo e continuare a ricordare anche tutte le sue opere culturali che ha saputo portare avanti. Gianluca Vialli ha contribuito a far rientrare in Italia un preziosissimo Stradivari denominato Vesuvio del 1727, e fermo in dogana per una serie di cavilli burocratici. Quindi ho pensato da musicista, ricordiamo Vialli anche per questo. Quindi è stato naturale per noi fare un concerto, noi facciamo musica, allora ho contattato la famiglia e loro ben volentieri mi hanno seguito nel progetto, che ha avuto un ottimo seguito, infatti siamo qua per la seconda edizione. Siamo veramente orgogliosi come famiglia per questa seconda edizione di questo meraviglioso evento, che serve a ricordare non solo l'uomo, lo sportivo, ma anche l'uomo di cultura che è stato Luca, perché grazie a lui è stato riportato questo Stradivari nella sua città e verrà suonato da un giovane molto promettente, Lorenzo Meraviglia, nel bellissimo complesso dell'Auditorium Arvedi a Cremona. Thank you.